Mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i Templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway. È una favola per bambini. Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone spagnolo. Ne avete mai visto uno? Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. Questa Jackdaw non è male. L'hai fregata agli spagnoli, vero? Già, nel mezzo di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco quanto si dice in giro? Mille volte tanto. Dico che almeno 1 milione di sterline ha affondato quel giorno. Un uragano divino! Potremmo fare un tuffo in zona. Vedere che si può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole novità per noi. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già, sono parole da rammollito per un vero pirata. Ma se cade, ci sto vicino. Teniamo in serbo le sciabole per la marina. Per chiunque ci sbarra la strada. Togliete le vele, cazzatele al vento! Facciamola correre al massimo! Alla via così! Chissà cosa ci aspetta là avanti. Sarà come scrutare in una cascata. Non fate vela sotto, gente. Ci penso io.
vista, capitano! Che nave mostruosa! Guardate, è enorme! Già! Ora non abbiamo alcuna speranza contro di lei. Mi hai sentito, Kenway? Resta a distanza! Colpiremo al momento corretto. Quando calerà la notte? Tempesta! Sembra forte! Da guerra in arrivo! È un vascello, signore! Spagnoli! Direi che il pericolo è passato. È una sola nave, Edward! Il nemico si avvicina! Vascello! I loro avi sono spagnoli! Sembrano soli! Ricordo, Edward! Bottino in mare, Edward! Charles Vane è sempre più imprudente. Una vecchia conoscenza? Non lo definirei un amico. Ma
Facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quell'uomo. Charles Vane che se la spigna con la coda fra le gambe. Tanto meglio per noi, maledetti bastardi! Ci stiamo! Guardati il galeone! Pronti al fuoco! Tenetevi! Reggetevi forte! Fuoco! Fuoco! Che vanno giù! Avevate voglia di nuotare, eh? Chiudete tutte le vele! Fuoco! E vanno giù! Tenetevi! Fa rotta verso quell'isola. Conosco il posto. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducasse. Julien Ducasse, il templare. Proprio lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, l'ha vista a L'Avana. Si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo.